Chi ha dei soldi in banca evidentemente li ha guadagnati e sui soldi guadagnati è buona abitudine compilare la denuncia dei redditi e lì paghi le tasse e ne paghi tante, tantissime, cifre sbalorditive. E poi tu me le ritassi perché vuoi fare la patrimoniale, quindi tu rubi a me un qualcosa che mi appartiene e sul quale io ho già pagato le imposte. L'83% degli italiani sono proprietari di casa. Di casa, magari hanno anche il mutuo da pagare, però comunque sono proprietari. Allora, se nel calcolo del patrimonio ci va anche una proprietà di un immobile, si ripaga le tasse anche su questo. Io lo trovo sbagliatissimo e dopodiché, naturalmente, ognuno ha il suo pensiero. Per me questa questione è ributtante. Proviamo almeno a discutere delle cose come stanno, perché se uno mi obietta che una casa a Roma, ma anche non a Roma, non in centro, costa 3.000-4.000 euro al metro quadro, dunque con una casa che non è una reggia si arriva subito al mezzo milione, mi tocca obiettare che noi non stiamo discutendo del valore commerciale, ma del valore catastale, sebbene indicizzato ai fini IMU, che spesso e volentieri sviluppa una cifra che è infinitamente più bassa rispetto a quella del valore commerciale. Dunque, per avere un valore catastale, stiamo solo sugli immobili, che supera il mezzo milione di euro, che badate è una franchigia, vuol dire che se hai 570.000 euro di patrimonio netto complessivo, noi applichiamo sull'eccedenza, i 70.000 euro in più, lo 0,2%. Aggiungo che nella nostra proposta noi eliminiamo anche lo 0,2% di tassazione patrimoniale che oggi esiste. La famosa imposta di bollo, l'imposta Monti. Noi eliminiamo intanto alcune forme di tassa patrimoniale che sono inique, perché la tassa, l'IMU sulla seconda casa, per come è fatta, è spesso una tassa iniqua. Secondo, eliminiamo l'imposta di bollo, che è sbagliata perché? Perché è fissa. E noi, ripeto, interveniamo con una modalità di aliquota progressiva che diventa significativa su patrimoni altissimi, che peraltro, come sempre, anche nel nostro paese, sono composti in buona parte da titoli e riserve di carattere finanziario. Gli italiani che investono nel mattone sono tantissimi, ma parliamo di patrimoni medio piccoli, insomma, mezzo milione, ma perfino 1 milione. Guardate, in quella fascia c'è perfino un risparmio. E siccome sappiamo che tra lo 0 e il 10% degli italiani, questo è certo, si concentra il 55% della ricchezza netta, io sono ragionevolmente convinto che tra quello che togliamo, e quindi facciamo risparmiare al cosiddetto ceto medio, e quello che arriva, qualcosa che sta intorno ai 10 miliardi potrebbe uscire. Ma io vorrei segnalare a Fratoianni, che è persona civile, che io quest'anno, anzi l'anno scorso, ho comprato a Milano una casa per me e mia moglie. Ebbene, ho pagato 50.000 euro solo di tassa di registro. Non so se mi spiego, quindi mi pare che la tassazione sia veramente micidiale in questo paese. Le dirò un'altra cosa. In questi giorni io devo pagare 68.000 euro della tassa, diciamo, di novembre, la tassa di novembre, che viene ipotizzata nella quantità in base ai guadagni che farò l'anno prossimo. Le sembra normale che io paghi le tasse di soldi che ancora non ho incassato e non so se incasserò? Questo è un vostro sistema. Sono queste le cose che dovete aggiustare, non Però fare mi la scusi, patrimoniale così a Feltri, mi capocchia, scusi, però non perché c'è, mi poi scusi, però che lei va a colpire abbia il 10. pazienza. Non c'entra nulla con quello di cui Allora, stiamo se non posso parlando, parlare, pazienza. no? No, No, certo che può facciamo parlare, finire dico solo Feltri, che poi non c'entra dovrà con venire a il rispondere. Le tasse gesto. sono un argomento unico. Le tasse sono un argomento unico. Voglio solo sapere su quello che cosa risponde, perché siccome tutti mi dite che tutti quelli contrari, perché poi anche qui Mirta c'è un piccolo particolare, se andiamo avanti così, cioè se stabiliamo che il ceto medio italiano, nella persona fisica, perché anche questo noi spieghiamo, la nostra proposta riguarda le persone fisiche. Faccio un esempio: se marito e moglie, fratello e sorella, hanno la comproprietà di una casa che al catasto, vale 1 milione di euro, quindi quella sì deve essere una bella reggia, quelle due persone non pagano nulla con la nostra proposta, perché il valore nominale è diviso per due, è la persona fisica. Se le persone fisiche di questo paese, come qualcuno mi accusa, avessero tutte un patrimonio netto superiore al mezzo milione, sa che cosa assisteremo tra un po'? Alla chiacchierata tra i bambini, che invece di discutere su che cosa vogliono fare da grandi, uno dice faccio l'astronauta, uno dirà faccio il pilota di Formula 1, e il terzo dirà voglio fare il ceto medio.
Allora, Vittorio, vuoi aggiungere qualcosa? Se no arrivo da Marcello Sorgi. No, aggiungo che mi dispiace, ma di questa ultima parte del discorso di Frattoiani io non ho capito un tubo. Ah, benissimo. No, lui diceva che se tutto il ceto medio avessero tutti una casa da mezzo milione, l'ideale di un bambino oggi diventerebbe diventare ceto medio. In realtà, il ceto medio italiano, dice Frattoiani, sta un po' peggio di come lo descriviamo.